Non potremo mai sapere dove inizia una leggenda o un mito e dove finisce la sua verità. Le storie invisibili scaturite dall'immaginazione dell'uomo non potrebbero essere suggerimenti o illuminazioni proiettate da una sfera superiore all'intelletto umano. Le grandi verità non contengono mai una completezza, ma soltanto dei frammenti che possono condurre a diverse soluzioni e interpretazioni, spesso anche molto personali. Chi è dotato non solo di una fonte storica, ma anche di una grande intuizione, riesce talvolta a far emergere dalla propria memoria universale ciò che è necessario conoscere, traendone conclusioni che si avvicinano alla realtà. La verità si nasconde in un diamante dalle mille sfaccettature che difficilmente riusciranno a incontrarsi per rispecchiarsi nel loro splendore. Nelle favole, spesso, le storie sono capovolte, i demoni sono ospitali e devoti, ma quel che forse è più importante, non sono capaci di tradire un giuramento fatto, e quando invece lo tradiscono è solo per essere più buoni e cedono la propria dignità all'ostinazione di un amore impossibile. Gli angeli, invece, loro cadono dal cielo, insidiano le figlie degli uomini e poi si pentono. Chi l'avrebbe mai detto? Nelle favole il mondo di sopra e quello di sotto si confondono. Così la storia non sempre finisce come deve, a volte non finisce neppure, ha appena tempo di iniziare. È tanto naturale chiedersi quanto facile trovare le ragioni di queste storie che sono come uno specchio degli angoli del mondo.